Non c'è conflitto di interessi. Il governo di Matteo Renzi non conosce favoritismi e nella vicenda delle quattro banche salvate non c'è stato conflitto di interessi per il ministro Boschi. A difendere l'operato del governo è lo stesso Premier nel suo intervento in aula al Senato, dove si sono discusse le due mozioni di sfiducia presentate sulle misure di salvataggio di Banca Etruria e delle altre tre banche. Le due mozioni contro l'esecutivo erano state presentate dal Movimento 5 Stelle e dal centrodestra. Di fronte all'accusa più infima e meschina che possa esservi, e cioè che c'è un trattamento diverso all'interno di un principio di legge che è quello per cui tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, bisogna avere il coraggio di guardare la realtà. Questo governo, signori del Senato, ha commissariato la Banca Etruria e come ha fatto con altre banche senza avere alcun riguardo ai nomi e ai cognomi di chi faceva parte di quel consiglio di amministrazione. Per noi non ci sono gli amici e gli amici degli amici. E la dimostrazione sta nel fatto che l'istituto di Banca d'Italia, anzi Banca d'Italia, non più un istituto, Banca d'Italia ha sanzionato i familiari di un ministro e sta nel fatto, altrettanto evidente e chiaro, che non c'è stato neanche un solo avvenimento che possa far parlare qui dentro a qualcuno di un conflitto di interessi, né per il ministro Boschi né per nessun componente del governo. Fate pure la vostra polemica, ma non potete prendere a botte la realtà. La realtà è più grande delle vostre strumentalizzazioni. Io non dico la frase che sarebbe semplice, da che pulpito, amici del centrodestra. Vi sto dicendo una cosa diversa, prendendovi in parola. Non c'è alcun conflitto di interessi in questa vicenda, c'è soltanto il tentativo di aver salvato 1 milione di correntisti, 7.000 stipendi. Se volete mandarci a casa perché abbiamo salvato 1 milione di correntisti e 7.000 stipendi, fatelo. Noi non avremmo mai distrutto pezzi di economia per fare una battaglia politica contro il governo. Prima delle vostre beghe di partito c'è l'Italia.